Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione, buonasera e benvenuto al nostro ospite di questa sera, Luigi Di Giosaffatte, primo direttore di Confindustria Unificata Chieti-Pescara. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Beh, complimenti innanzitutto, perché essere il primo di qualcosa è sempre un onore e un onere. Assolutamente sì, sono onorato della fiducia che gli industriali e gli imprenditori dei servizi pescaresi mi hanno, e chietini mi hanno voluto diciamo riconoscere, unitamente al collega Fabrizio Citriniti, che sarà mio condirettore diciamo di questa nuova, in questa nuova avventura. Si è scritta una pagina storica la scorsa settimana, nel senso che non era facile mettere insieme due Confindustrie provinciali, non è mai facile mettere insieme quasi due bocciofile, figuriamoci due Confindustria. Ebbene, ci siete riusciti, superando anche il campanile, la rivalità che storicamente c'è tra Chieti e Pescara, che non è solo calcistica ma anche di tradizioni e di cultura, superando parecchi ostacoli. Come ce l'avete fatta? Ma io penso che la diciamo, innovatività di questo progetto e in qualche modo la forte volontà degli imprenditori della provincia di Chieti e della provincia di Pescara di arrivare a una soluzione definitiva verso l'unificazione di due province che rappresentano il 65% del PIL industriale di questa regione, anzi qualcosina in più, è stato determinante. Naturalmente tutto questo parte dai presidenti. Noi abbiamo avuto due presidenti che hanno Marramiero e Primavera, che hanno condiviso dall'inizio del loro mandato un obiettivo strategico unico che si tentava, ahimè, già un ventennio fa, più di un ventennio fa c'è stato qualche tentativo, ma non si è mai riusciti nemmeno a partire, invece in questo caso si è anche arrivati. L'obiettivo è quello di arrivare a Confindustria unica, no? Quella regionale, penso che sia questo lo spirito di questi accorpamenti, è una sorta di spending review fatta dalla parte di chi solitamente si dice ai soldi, cioè gli industriali. Ecco, ci si arriverà mai? Ma io ritengo che la speranza non debba mai diciamo, deludere le aspettative, quindi hanno ragione i nostri presidenti Primavera Marramiero nel dire che il primo obiettivo sarà comunque quella di una regionalizzazione. Naturalmente per fare un progetto di unica Confindustria regionale non bastano due partner adesso unificati, Chieti e Pescara, ma abbiamo bisogno di avere gli altri partner, interlocutori alla pari, come la Confindustria di Teramo e la Confindustria dell'Aquila. E poi parleremo di questo, di che difficoltà ci sono. A proposito, il presidente non è stato ancora eletto, c'è il direttore generale, ma non c'è il presidente, che sarà eletto nella seconda metà di gennaio. Sì, diciamo dal 15 al 30 di gennaio, speriamo naturalmente intorno alla prima parte della seconda decade di gennaio di arrivare ad eleggere il Presidente, tenuto conto che i saggi sono stati nominati, eletti proprio nell'Assemblea del 9 dicembre, per cui inizieranno immediatamente, hanno già iniziato a lavorare. Possiamo dire i nomi? Ecco, diciamo i saggi sono diciamo, di estrazione diciamo, Pescara e Chieti, quindi due imprenditori. Pescara ha nominato il professor Lucio Marco Tullio, presidente storico della nostra Confindustria, e Romano Cocciante, un costruttore che ha fatto anche la storia del Lance e della Confindustria di Pescara. Per Chieti c'è Roberto Di Vincenzo, di una dinastia di imprenditori delle costruzioni, ma non solo. E c'è anche, mi sfugge adesso l'ultimo nome, ah sì, ecco, c'è l'imprenditore dei vini.
Dauria, che sarà il quarto saggio, e quindi sabato mattina alle 9.30 ci sarà il primo incontro di insegnamento dei saggi, che raccoglierà indicazioni circa i candidati alla presidenza della Confindustria. Ha parlato del lance poco fa, ecco, questa ha quasi toccato un tasto dolente, perché è come parlare di corda in casa dell'impiccato, poi vedremo e scopriremo perché. Ma quella del lance, che poi il dottor Di Giosafatte, il professor Di Giosafatte ci spiegherà meglio qual è la posizione, non è l'unica polemica, perché la madre di tutte le polemiche di questa, che era un'occasione, è stata un'occasione unica, perché se non è la prima, se non è il primo e il secondo caso di accorpamento di due Confindustria provinciali, perché le altre sono state regionalizzazioni, non so se il primo e il secondo, secondo caso in Italia, doveva essere una festa, e invece c'è stato motivo di grande polemica. Perché? Perché Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, che si era scelto la data, aveva dato il suo assenso, aveva garantito la sua partecipazione, non si è presentato. Perché? Beh, adesso non vorrei fare assolutamente il processo mediatico alla questione della mancata presenza di Squinzi. Io penso che i presidenti Marramiero e Primavera avranno a breve anche delle motivazioni che siamo sicuri saranno motivazioni serie e importanti. Il fatto che non sia arrivato a celebrare questa fusione non può sminuire il progetto è un progetto grandioso, è un progetto di cui si parla già nelle università italiane. A maggio scorso all'Università di Padova c'è stata una prima tesi di laurea sulle fusioni nell'ambito confederale, e proprio discutendo il caso Chieti Pescara. No, ma l'assenza di Squinzi non sminuisce la validità e la bontà del progetto, sì, ecco, quantomeno ha tolto al progetto le luci della ribalta, perché ovviamente poi il giorno dopo, anzi il giorno stesso, si è parlato solo dell'assenza di Squinzi. Ci sono state prese di posizione sia di Primavera che di Marramiero molto forti, e c'è stata la replica immediata anche dell'ufficio stampa di Confindustria. Sì, ma questa assenza di Squinzi era annunciata oppure no? Possiamo chiarire questo? No, non era annunciata, era stata anticipata alla mia segreteria la possibilità di un impegno istituzionale importante, ma proprio inderogabile, per il 9. Io avevo chiesto assolutamente di procedere anche magari spostando questo impegno istituzionale, o addirittura accorciando i tempi. Naturalmente mi si chiedeva di fare una verifica direttamente alla segreteria del presidente Squinzi. Da quel momento nessuna ufficializzazione della mancata presenza c'è stata, e direi che noi forse in maniera in buona fede abbiamo ritenuto assolutamente possibile, ancora fattibile. Però mi permetta, non è una polemica, senza offesa per nessuno, no? Siccome stiamo parlando di Confindustria e non stiamo parlando di una riunione della FIOM, dove magari a certe spettacolarizzazioni non si ricorre, però visto che si tratta di Confindustria, un elicottero che atterrasse all'aeroporto di Pescara e portasse Squinzi per 10 minuti a questa riunione e poi lo riportasse a Roma o dove si poteva trovare. Ma io sono convinto che qualche cosa anche di molto importante sia accaduto, perché lo diceva giustamente lei, non è assolutamente, la nostra organizzazione è un'organizzazione credibile. Io sono convinto che è accaduto qualcosa di importante, per quale anche forse il fatto di avere 3 giorni di festività quasi messi insieme, quindi chiudere dal venerdì e riaprire il martedì, il giorno dell'assemblea alle 9.30, qualche gap di comunicazione probabilmente c'è stata. Non voglio, ripeto, anche da parte nostra ci siamo forse affidati
maniera del tutto in buona fede al fatto che non esisteva una, diciamo, una comunicazione ufficiale della mancata presenza. Ripeto, io vorrei non parlare più di questa situazione, perché no, la stampa ha dato risalto. Sì, l'ultima cosa me la deve permettere, però. Sì. La cosa che ha sorpreso di più, sa qual è? Non è tanto la vostra presa di posizione e le giuste lamentele che avete portato avanti, è la risposta piccata nel comunicato di Confindustria. Cioè l'ufficio stampa della presidenza di Confindustria ha risposto in maniera molto piccata. Io ho letto la risposta e vi hanno praticamente detto: ma cosa andate cercando? Ve l'avevamo detto 4 giorni fa che Squinzi non sarebbe venuto. Non penso che volessero indicare o dire quello. Io so solamente che giustamente i nostri presidenti in qualche modo hanno chiesto direttamente al presidente Squinzi e alla sua segreteria di avere delle motivazioni da poter comunque dare, sapendo che le motivazioni ci sono e sono sicuramente importanti e serie, da poter dare ai nostri associati, perché noi gli abbiamo comunque garantito la presenza del nostro presidente. Oltre questa cosa non andrei, anche perché saranno sicuramente chiarite. La nostra organizzazione è un'organizzazione seria che non nasconde mai situazioni di disagio, se ci sono verranno fuori. Io ritengo chi ci è rimasto più male? Ma non saprei io. I partecipanti, i presidenti. Ma io no, forse in qualche modo diciamo se lo aspettavano i nostri associati, la base associativa in qualche modo vedeva questo evento forse anche come una festa che in qualche modo potesse celebrare, ecco, la presidenza nazionale. Però io sono convinto dagli attestati di stima che abbiamo avuto e direi anche di più dalla, diciamo, nota che il collega direttore dell'organizzazione di Confindustria Nazionale ieri ha diramato a tutti i direttori delle Confindustrie italiane, proprio sottolineando che cosa è stato fatto a Chieti Pescara, cioè il valore di questo grande progetto. Questo io lo vorrei in qualche modo evidenziare. Sì, questo lo evidenzieremo, però visto che abbiamo aperto la pagina delle polemiche, allora togliamoci subito il dente, professore, e chiariamo anche un'altra cosa. L'ANCE non rappresenta affatto un problema. L'auspicio del presidente Marramiero nel suo intervento pubblico e anche del presidente L'ANCE, ricordiamolo per i telespettatori, mi permetto di ricordare, è l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che è molto forte, soprattutto a Chieti, dove c'è una presidenza forte, no? E anche la presidenza nazionale con i Di Cesare, è una vicepresidenza nazionale. Vicepresidente nazionale, quindi. Sì, sì, e diciamo che sono storicamente la sezione più importante delle Confindustrie, diciamo, sia di Pescara che di Chieti. È ovvio che nel tempo hanno perso molta rappresentatività, dal 2008, ahimè, in termini di imprese associate e dipendenti hanno avuto un calo enorme. A Pescara c'è stato già il sorpasso del terziario innovativo che ha superato, diciamo, per numero di addetti e, diciamo, per numero di imprese anche la crisi lì ha colpito, lo colpito. Stesso a Chieti è stata veramente una riduzione in termini di aziende veramente molto forte, è una sezione, ripeto, sono due sezioni storiche. Io non lo vedo come problema, cioè l'appello dei presidenti a unificare anche le ANCE è un appello naturale. Oggi vorrei ricordare che l'ANCE di Pescara ha già chiesto a Chieti di avviare questo processo. Chieti naturalmente sta in qualche modo riflettendo su che cosa accade a livello nazionale, in ANCE nazionale, sulla riforma di ANCE nazionale e sui regolamenti e nuovi rapporti con la Confederazione, e quindi in questo momento si è esercitati un diritto. L'ANCE è l'unica associazione nazionale che, per via di un accordo nazionale del 93, l'accordo del presidente Pisa e del presidente Pininfarina, che nel 93 hanno stabilito i nuovi rapporti tra ANCE e Confindustria, e quindi loro possono essere all'esterno delle Confindustrie o all'interno, ma quando sono all'interno godono di una autonomia in termini, diciamo, finanziari, di bilancio e in termini anche di materia esclusiva della urbanistica e di lavori pubblici. In questo caso Chieti e Pescara hanno le ANCE al proprio interno, quindi storicamente da quando sono nate. Non si è mai pensato di uscire fuori dalla Confindustria, tant'è che le ANCE hanno
approvato il progetto, quindi sia il presidente De Cesare col suo direttivo, sia il presidente Giorgimetti col suo direttivo, hanno approvato all'unanimità il progetto di fusione della Confindustria. Questo lo vorrei chiarire. È ovvio che chiusa la Confindustria la corsa non può che coinvolgere anche le ANCE, e questo i presidenti naturalmente inizieranno, immagino, a discuterne da anno nuovo a breve. Lei è ottimista? Io sono abbastanza ottimista, lo sono per natura, quindi assolutamente siamo riusciti a fare cose che 3 anni fa erano impensabili, lo diceva lei giustamente, non è solo una logica di campanile, coinvolgeva proprio il DNA delle persone, dei cittadini di Chieti e dei cittadini di Pescara. No, anche perché, lo dicevo anche prima della trasmissione, in una società e soprattutto tra due province dove si discute sui centimetri di pista dell'aeroporto oppure sul fatto che i tassisti possono o non possono andare all'aeroporto d'Abruzzo a prelevare i clienti di due province, oppure sui centri commerciali, eccetera, mettere insieme le due Confindustria che rappresentano il cuore pulsante dell'economia di due province non era una cosa semplice. Assolutamente no, lei conosce bene il tema perché ha citato casi importanti di questa logica delle due torri. Siamo riusciti, ripeto, a superarlo con tutti i processi e le delibere effettuate all'unanimità. L'ultima si è chiusa proprio con le assemblee del 9 di dicembre. Tutte le delibere, a cominciare dall'assemblea, dalla giunta congiunta del 5 dicembre 2013 che approvò il progetto di fusione, noi eravamo già aggregati con i servizi e con le sezioni, a cominciare da quel momento tutte le delibere sono state prese all'unanimità, sia a Chieti che a Pescara. Avete dato anche un esempio, perché si discute da parecchio tempo dell'accorpamento delle province, dell'accorpamento delle camere di commercio, anche questo è un argomento caldo e del quale si parla da parecchio tempo, però non si arriva mai al dunque. Sì. Voi siete riusciti a fare tutto in 4 e 4-8, segno di efficienza o di cos'altro? Di efficienza e di una grande volontà. O perché volontà, sapete fare meglio i conti? No, di una grande volontà politica dei presidenti. Marramiero e Primavera sono stati determinanti dal primo momento e gli organi collegiali hanno sempre in qualche modo avallato queste scelte con le loro delibere. È ovvio che a noi direttori spettava poi gestire il progetto, non solo scriverlo, ma realizzarlo, e noi penso, ecco, ripeto, per la fiducia che ci hanno accordato sia a me sia al collega Citriniti, che in qualche modo siamo riusciti a farle, direi anche bene per quello che sono, ripeto, i risultati. Adesso ci aspetta anche il lavoro grande di ulteriore efficientamento. Di regionalizzazione. Certo. E lì forse, al di là dei campanili, no, che c'è del campanile tra Chieti e Pescara, beh, lì forse è un po' più dura perché c'è l'Aquila che sicuramente storicamente è il capoluogo di regione, non vuole essere messa in secondo piano rispetto a Pescara o rispetto a Chieti, che ha anche un'industrializzazione abbastanza spiccata e avanzata. Lì come si risolve il problema? Ma nessuno ha mai immaginato. Perché Teramo mi sembra che sia più tranquilla sotto questo aspetto. Sì, nel progetto di regionalizzazione voluto dal presidente Marramiero e dal presidente Primavera non si è mai messo in discussione, e questo lo voglio ribadire, la centralità dell'Aquila come capoluogo di regione. Assolutamente no, si è posta invece l'accento della discussione sull'efficientamento dei servizi e sul contenimento dei costi. Noi da qui ai prossimi 10-15 anni non abbiamo la possibilità di chiedere più soldi alle nostre imprese e dobbiamo fare meglio risparmiando. È un compito che ci spetta, lo dobbiamo fare. Ma riuscirete a convincerli gli aquilani ad entrare? Questo dipenderà molto dalla volontà politica degli imprenditori. Io sono un direttore, un dirigente. Perché conoscendoli, io penso che quantomeno vorranno la presidenza. Ma ripeto, tutto si può discutere se la centralità rimane
il progetto e non le persone, le singole persone. Io da manager non sono abituato a sostituirmi al potere di indirizzo che hanno gli imprenditori, sono gli imprenditori a dover decidere il loro futuro in una piena dialettica. Se questo dovesse avvenire e ci incaricheranno di fare ulteriore progetto di regionalizzazione, io personalmente e anche il mio collega Citriniti vi posso garantire siamo disponibili sin d'ora a lavorarci. Questo abbiamo sempre sostenuto. È vero che c'è già una tesi di laurea su... Scritta. Su questo, su quello che avete fatto? Sì, c'è già una tesi di laurea all'Università di Padova in organizzazione aziendale, dove c'è questa prima tesi di laurea nelle aggregazioni del sistema confederale italiano e il caso Chieti Pescara. Ed è una cosa di cui mi sento onorato, perché non siamo noi ad autocelebrarci, è qualcuno che dall'altra parte ci vede, ci osserva e evidentemente vede che è un modello che è stato costruito a Pescara, specie quello dell'aggregazione dal basso. Non era mai accaduto nel nostro paese, nelle confederazioni del nostro paese, che si potesse procedere prima a un'aggregazione di servizi e di sezione e poi alla fusione vera e propria con tempi rapidissimi. Lo ha sottolineato ieri anche il messaggio del direttore dell'organizzazione di Confindustria, che i tempi di Chieti Pescara sono stati tempi rapidissimi. E lo abbiamo fatto col crisma assoluto di un atto notarile che fonde le strutture, approva i nuovi vertici tecnici, approva il nuovo statuto. Ecco, una notazione importante. Noi siamo stati la prima Confindustria che ha adeguato il proprio statuto alla riforma Pesenti. Ecco, dopo la riforma Mazzoleni del 91 c'è stata questa riforma epocale del nostro sistema che si è approvato il 21 giugno del 2014. Nessuna variazione, nessuna modifica statutaria si è ancora fatta sulla base di quella nuova riforma. Noi abbiamo scritto per primi nel nostro paese, nel nostro sistema confederale, uno statuto che è in linea con la riforma presente. Ci aspetteranno magari modifiche che arriveranno successivamente per esigenze della nostra confederazione. Siccome siamo un anello della catena più grande che è la Confindustria, noi ci siamo e lo faremo ancora. Bene, ci dobbiamo fermare per la pausa pubblicitaria, poi al rientro andremo a scoprire qualche altra curiosità e vedremo a cosa serve questo accorpamento e cosa porterà alle industrie abruzzesi. Eccoci qui ancora con il direttore generale di Confindustria, Luigi Di Giosaffatte, ma mi sono fermato perché, come si chiama, Chieti Pescara o Pescara Chieti? No, si chiama Chieti Pescara senza trattino, e quindi questo a indicare che Chieti e Pescara non saranno più separati nemmeno l'ordine alfabetico. Avete scelto o cos'altro? Ognuno la può pensare come crede. Questo era un nodo da sciogliere. Noi dall'inizio, vi posso garantire, non abbiamo mai discusso sul nome. Quando è venuto fuori il nome, la nuova denominazione di Confindustria Chieti Pescara, nessuno ci ha mai chiesto di invertire le città, e quindi noi resteremo Confindustria Chieti Pescara. Quindi mi sembra che ognuno la può leggere come vuole, se perché Chieti è la Confindustria più grande dal punto di vista industriale, quindi può meritare anche uno spazio preliminare. In realtà è anche un modo per essere in linea con l'alfabeto, per cui Chieti e Pescara, ognuno la può pensare come crede, però noi non abbiamo avuto un minuto di discussione sulla denominazione. Questo già nessuno ha detto mettiamo prima Pescara. No, assolutamente no. Non, nessun imprenditore pescarese ha mai chiesto, né a me né al presidente Marramiero, di investire le città. Questo insomma è, questo lo posso garantire, è interessante e importante. E la sede? La sede legale è la sede di Via Raiale di Pescara, che abbiamo già definito nell'atto notarile. Naturalmente. Quindi si chiama Chieti Pescara, però sta a Pescara. La sede legale a Pescara, però abbiamo ottimizzato la sede di Chieti Centro, dove in qualche modo abbiamo ancora la società di servizi, stiamo anche ottimizzando gli spazi. Restano invece le sedi di Vasto e di Mozzagrogna, Val di Sangro, quindi il sistema della prossimità
attività della vicinanza alle imprese non viene affatto toccato e naturalmente c'è l'ufficio antenna di rappresentanza dell'area vestina che è a Penne, che grazie alla fondazione Formoda a costo zero, e quindi lasceremo ancora quella ufficio rappresentanza. Naturalmente abbiamo ottimizzato gli spazi, perché Pescara ha diciamo portato ha dovuto ospitare gran parte della sede di Chieti, dei professional della sede di Chieti. Abbiamo ottimizzato questo spazio se non altro per una per un aspetto logistico, cioè Pescara è vicinissimo all'asse attrezzato, noi avevamo spazi aggiuntivi da poter mettere a disposizione, altri li abbiamo recuperati e quindi una sede dove ci si parcheggia bene, ci si lavora bene, quindi in qualche modo anche a Chieti ha prevalso l'aspetto logistico in questo, sotto questo aspetto. Assolutamente sì. E per quello che riguarda la presidenza, si vuole sbilanciare? Allora, io da poche ore noi abbiamo diciamo, avuto l'ufficializzazione della candidatura dell'imprenditore Gennaro Zecca, che ha depositato ai nostri uffici appunto il suo programma e la candidatura, e non a caso appunto i saggi si riuniranno sabato mattina alle 9:30 proprio per avviare tutta la procedura. E quindi è l'unica candidatura che è arrivata? Assolutamente sì, ad oggi è l'unica candidatura, poi ci sono, è un diritto dei nostri imprenditori, quindi i saggi non attendono solo le candidature, i saggi avviano un processo di ricognizione sugli imprenditori. Ce ne saranno altre secondo lei? Da quello che noi ci possiamo aspettare, dalla dialettica che in questi mesi si è avuta, non sembra ci possano essere altri, ma naturalmente, ripeto, io fungo in questo da diciamo da colui che deve rispettare le regole, deve far rispettare le regole, quindi tipo il segretario comunale, o il notaio, o il notaio. Devo far rispettare le regole, quindi c'è il pieno diritto di candidarsi. Naturalmente da quello che è il processo dialettico di questa aggregazione, di quello che è venuto fuori, sembra che la candidatura sia unica anche per una questione di sezioni che si sono già in qualche modo hanno chiesto al presidente Zecca di poter scendere in campo. Sul regionale qualche problemino? Zecca, dicevo presidente Zecca perché è presidente di sezione, energia. Ecco, sul regionale qualche problema invece c'è per la presidenza? Ma no, io non penso che ci siano problemi sulla presidenza, naturalmente sono gli imprenditori a decidere, non sono i direttori. Certo. Io penso che invece il problema è più sul modello organizzativo della nuova Confindustria regionale, e quindi se sul modello organizzativo si è d'accordo è poi facile capire chi può essere il presidente che può gestire quel modello organizzativo. Ad oggi anche lì c'è un'unica candidatura che mi sembra comunque sia della past president dell'Aquila, che è appunto Fabio Spinosa Pinque. Non ci sono, non mi risulta ci siano altre candidature, ma naturalmente io in questo sono mi permetto di rilevare dall'esterno, da tecnico, di non dire nulla, non sono un imprenditore. No, decideranno qualche scontento però c'è a livello regionale. Allora, vediamo invece cosa cambia adesso, come cambia la vita agli imprenditori, agli industriali delle province di Chieti e Pescara. Beh, diciamo se che avranno, cambia la vita, sì, dal punto di vista organizzativo, sì, sì, ovviamente, punto di vista non organizzativo, di quello aziendale. Certo, dal punto di vista organizzativo avranno una Confindustria che ha 31 professional, che sono una realtà incredibile messa insieme, che lavora su più sedi, naturalmente c'è la possibilità di ottimizzare i servizi. Noi abbiamo, diciamo, enucleato le eccellenze di area, e quindi le migliori eccellenze sono responsabili di area, e quindi in qualche modo se diciamo, un settore era più performante a Chieti, il professional di Chieti dà i servizi anche a Pescara. Possiamo fare qualche esempio? In qualche modo, sì, abbiamo
un'area energia, un'area ambiente che è stata ottimizzata. Ormai da un anno lavoriamo con i servizi unificati, che sta dando dei risultati molto molto interessanti in termini di operatività alle imprese e di assistenza tecnica alle nostre imprese, ma riscontrato proprio sulle imprese. Abbiamo l'internazionalizzazione, l'area affari internazionali, che a Pescara era molto sviluppata, che adesso sta lavorando molto su Chieti e sta dando dei risultati molto interessanti. La stessa area credito e finanza. Noi, avendo, diciamo, nel DNA, diciamo, convenzioni con banche, con moltissime banche, anche attraverso il Confidi, diciamo, da noi sostenuto, come soci sostenitori, noi Pescara Chieti, abbiamo dei professional che sono in qualche modo votati a fare queste cose. Queste ormai sono enucleate a disposizione anche di Chieti. Quindi l'area credito e finanza, per esempio, il giovedì istruisce le pratiche a Vasto piuttosto che a Val di Sangro, proprio per essere vicini alle nostre imprese e non far venire le imprese a Pescara. In termini di servizi ne abbiamo efficientati sicuramente. Nel 2015 c'è un obiettivo che ho letto proprio oggi dal programma del Presidente Zecca, che non è altro che una continuazione di un obiettivo che Primavera e Marramiero si erano dati, quello di arrivare ad avere un servizio di assistenza tecnica per l'europrogettazione. E lì stiamo lavorando. Nel 2015 probabilmente saremo in grado di dare un servizio ad alto valore aggiunto direttamente con la nostra sede di Bruxelles, di Confindustria Bruxelles, verso Chieti Pescara. Questa mossa che avete fatto, che avete portato avanti, di creare questa super Confindustria all'interno della regione Abruzzo, potrebbe spingere e facilitare l'unione tra Teramo e L'Aquila, perché possono Teramo trovarsi un po' indietro rispetto a voi, no, le nostre che già siete forti per conto vostro, nel senso che l'industrializzazione di Chieti e Pescara è sicuramente superiore a quella delle altre aree. Teramo e L'Aquila, diciamo che le nostre consorelle avevano già avviato un progetto di fusione, lo hanno anticipato di un anno e quindi dai dati che loro ci hanno indicato, loro completerebbero il processo di fusione di L'Aquila e di Teramo, che si chiamerà Confindustria Gran Sasso, entro il 31-12-2015, quindi a un anno di distanza dal nostro progetto. E quindi in Abruzzo ci saranno due entità che sono Chieti Pescara e L'Aquila Teramo. Quindi Lei già questa è pensi se un'ottimizzazione. Squinzi andrà alla fusione tra Chieti, Ma tra noi Teramo e L'Aquila? non siamo esclusivi, siamo inclusivi e quindi assolutamente ci farebbe piacere, io lo dico spassionatamente, potrebbe rispondere la stessa cosa anche sia il Presidente Marramiro che Primavera, ci farebbe solamente piacere. Quello che è accaduto è una questione nostra, ma ripeto, non auguriamo a nessun altro la possibilità di non avere il nostro Presidente nazionale. Senta, invece in un periodo come questo, di recessione piena, dove segnali di ripresa sì, si dice che ci siano, ma fino a un certo punto poi non sono tangibili, non si toccano con mano, ecco, il mettersi insieme così quanto può servire? Assolutamente molto, perché noi abbiamo definito un progetto. Anche qui gli altri progetti di fusione non hanno dato ancora risposte in termini concreti. Ecco, noi abbiamo definito sul progetto di fusione che ogni risparmio economico che deriverà da questa fusione dovrà essere utilizzato per efficientare i servizi e dare nuovi servizi. In questo ambito posso dirle che già stiamo lavorando per mettere su un sistema di progettazione, dove Pescara da anni ormai è riconosciuta sul territorio, di progetti come Start Impresa, Imprese in Accademia, che sono diventati format anche nazionali, cioè su Start Impresa o Imprese in Accademia il Sole 24 Ore ogni anno fa un inserto scuola dove questi modelli progettuali sono riconosciuti. Ecco, questo noi lo trasferiremo nella grande Confindustria di Chieti Pescara e lo faremo senza chiedere, diciamo, contributi aggiuntivi alle nostre imprese. Quindi questo è un salto di qualità enorme. E i dati ci sono già
molto confortante anche in ordine al risparmio, alle economie che derivano da questa operazione. Le problematiche però restano, siamo alla vigilia di uno sciopero generale che ci sarà domani, proclamato da due delle tre sigle sindacali. Quando si ricorre a uno sciopero generale in questi termini qualche difficoltà c'è, insomma, e soprattutto c'è qualche difficoltà con la politica del governo e non solo. Sì, evidentemente è segnale di grandi difficoltà. Io invito, come ho sempre fatto, tutti i miei interlocutori e quindi in primis le organizzazioni sindacali a fare un salto mentale. Noi non dobbiamo poter resistere al cambiamento. Noi siamo, e penso che il caso Chieti Pescara lo dimostri, no? Quello di aprirci e di essere noi anticipatori di processi di cambiamento. Noi non possiamo continuare a gestire grandi e nuovi problemi con strumenti vecchi. Noi dobbiamo in qualche modo poter innovare anche nell'approccio al mercato del lavoro. Questo non significa precarizzazione, perché questo è un termine veramente spesso anche abusato. Significa avere una condizione di accesso al lavoro più facile, una condizione di flessibilità per l'imprenditore più semplice, ma significa comunque avere regole certe a tutela dei lavoratori e non di una parte dei lavoratori. Su questo tema si è aperti naturalmente a confrontarci. Noi anche a livello territoriale, devo sempre dire, con le organizzazioni CGL, CISL, UIL, UGL, ci siamo aperte, ci siamo confrontate anche su temi importanti, lo staff leasing ne è uno, ci siamo confrontati, non è detto che dobbiamo chiudere tutti nella stessa maniera lo stesso accordo, ma trovare delle soluzioni comuni, perché il fatto che più del 40% dei giovani sono in Abruzzo disoccupati. Siamo arrivati al 45%. Adesso quasi, diciamo, il 45%, in Abruzzo c'è addirittura qualche 0,2-0,3 in più. Questo ci fa capire che la situazione è veramente, stiamo parlando di quasi un giovane su due che non lavora. Quindi veramente è una situazione da attenzionare. Garanzia giovani è una prima risposta, ritengo che si possa fare di più. Noi intanto queste cose le attenzioniamo. Certo è che stiamo parlando di incentivare l'occupazione in un momento in cui la produzione viene meno, perché viene meno il consumo. E quindi se non riattiviamo le leve del consumo, in realtà riprendere la leva della produzione e quindi l'occupazione diventa sempre difficile, come arrivare a fare una terapia quando il paziente è un cane. L'impressione è che sia poi alla fine un cane che si morde la coda, nel senso che i consumi sono collegati direttamente al reddito e ovviamente la produzione è collegata ai consumi. Se scende la produzione, diminuisce l'occupazione. Sì, e questo c'è un modo però per interrompere questo circolo vizioso, che è del cuneo fiscale. Se noi riuscissimo a parità di costo per le imprese a mettere in tasca ai lavoratori più soldi, un 30% in più e non uno 0, che non serve, un 30% in più, andremo a disinnescare questo circolo vizioso che esiste, e lei lo ha sottolineato, perché è ovvio che in questo momento si può lavorare su quella leva attingendo da altri, io direi per esempio spending review, perché si parla molto di spending review, ma ci sono ancora grandi blocchi della spesa pubblica di circa 850 miliardi, grandi blocchi che sono ancora inesplorati, dove le efficienze si possono fare e se ne possono fare anche parecchio. E quindi su quello io direi che non è vero che dei provvedimenti non si possono prendere. Poi è ovvio che la leva dei consumi è la leva determinante, quindi continuare a pensare che aumentare l'IVA sia un bene per il nostro paese, secondo me è un errore in termini proprio generali, cioè non è possibile stangare il consumo quando in realtà il consumo dovrebbe essere la madre che fa ripartire poi l'economia, ma un pochino di colpe ce l'hanno anche le banche.
Io non sono, un colpevolista in questo. Devo No, dire nel che senso che devo dire oggi il che ricorso al credito è diventato sempre più difficile non solo per le imprese, ma anche per i cittadini. Sì, perché in un primo momento, dopo il settembre 2008, se vogliamo dare una data così in cui la vera crisi è iniziata a mordere e non ci ha più abbandonato, in quegli anni, 2009-2010, la crisi di prosciugamento della liquidità è stata notevole, quindi le banche in qualche modo hanno dovuto rimediare al loro interno, anche per il bene di tutti i cittadini che erano correntisti delle banche, rimediare sui loro bilanci. Forse ciò che oggi non è più giustificato è che in un momento in cui invece la liquidità inizia ad esserci e il costo del denaro è molto molto basso, in questo momento vediamo che è ancora difficile poter erogare credito. Le banche continuano a dire sì, ma le imprese non vanno investimenti, non fai investimenti in maniera in cui sei ridotto a brandelli, hai un paese che fa impiegare mediamente i primi 4 mesi e mezzo all'imprenditore a lavorare per lo Stato e poi iniziare a lavorare per sé. Questo significa che è un paese che qualcosa di strutturale ha già perso e quindi deve riformare. E su questo bisogna in qualche modo lavorare tutti. Ecco, è contro un governo che fa delle politiche economiche e industriali e porta i sindacati a protestare, a lamentarsi, e segno ne è lo sciopero generale di domani, gli industriali a protestare e a lamentarsi, chiedendo politiche economiche un po' più larghe e meno restrittive. Questo vuol dire che o Renzi sta facendo benissimo, perché quando si lamentano tutti vuol dire che si sta facendo bene, o sta facendo malissimo, perché quando si lamentano tutti vuol dire che si sta facendo male. Secondo lei, quale delle due è la versione vera? Evidentemente un quadro generale di un paese che deve cambiare non con singoli provvedimenti, ma deve cambiare a livello strutturale, lo abbiamo avuto nell'impatto con questo governo. Fatto sta, e io rilevo semplicemente i fatti, che a distanza di parecchi mesi tante cose sono ancora rimaste aperte. Questo è un paese che non può più aspettare, altrimenti rischiamo veramente di implodere. E quindi è un paese che si deve caricare di riformare un intero sistema, economico. Lei parlava di politica industriale. Questo paese da almeno un quarto di secolo non fa più Che politica non ha una industriale. politica L'Unione industriale. Europea non fa una politica industriale. Allora, come si fa ad annunciare svariati miliardi di euro da dare alle imprese con un piano Juncker quando si sa che queste attività non sono, questi progetti non sono programmati, perché non esiste una politica industriale comunitaria, ma dirò di più, non esiste una politica industriale nostra, nazionale. E Vedremo. quindi è importante lavorare anche su Vedremo questo se la politica aspetto. industriale la farà Confindustria Chieti Pescara, tutto attaccato, scritto così dopo questa fusione. Grazie a Luigi Di Giosafatte, primo direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, Grazie, in grazie a voi. attesa che Grazie a voi magari tutti. questi accorpamenti possano portare ad una Confindustria unica regionale, che forse sarebbe la cosa migliore. È Assolutamente d'accordo? auspicabile. Grazie e buonasera a tutti. Grazie, grazie a Di Giosafatte, grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.